Allora, ci siamo ragazzi. Ok, mi vedo. Aspettate un attimino che mi sistemo anche sul tablettino. Eccoci qua. Tanto ragazzi, vi do il benvenuto su Momenti Mars. Ok, qua tutto a posto, sto controllando un po' di cose. Allora, intanto abbassiamo un po' l'audio, che solitamente l'audio è sempre un pochino alto, ecco, così va bene. Allora, siamo qui a Petto Fessile. Io ho, diciamo, tre personaggi su questo gioco qua. Quella principale è la maga, che è questa qua, che livello non mi ricordo nemmeno più, perché è tanto tempo che non entro più anche a questo gioco qua, quindi dovrò ricordarmi anche i tasti, addirittura non mi ricordo manco più. Comunque credo che lei sia tipo livello 65, questa roba lì. Sia tipo livello 65. E lei, diciamo, lo okay, io qui posso sceglierne altri, cosa mi manca? Allora, praticamente lei, la direzione che ha preso lei, io ho cercato di potenziare più che altro tutti i minions, cioè tutti i minions, gli zombie, poi alla fine i minions sono gli zombie, perché poi ci sarebbero anche gli scheletri e gli spettri, ma quelli non li uso quasi mai. Gli spettri sì, quindi più che altro i minions, che sono gli zombie, e poi non so se i minions è compreso anche il golem. Sarà che il golem è un'altra cosa? Se è chiamato golem. Ma forse è considerato un minions anche quello. Comunque io tutti i minions l'ho portati al massimo. L'unico che mi manca di minions è, dov'era? Questo qua, perché dice, infatti è per il necromante, tutti i bonus equipaggiati dallo scudo vengono, se io, il mio inglese è basso, cioè proprio siamo, quindi correggetemi se sbaglio, vengono applicati ai tuoi minions e a te, of you. Quindi bisogna capire se tutti i miei bonus i miei bonus di scudo vanno ai minions, li levano a me, oppure va a tutte e due. C'è da capire, perché non l'avevo fatto, perché avevo letto che lo scudo mio andava ai minions, ci restavo senza, però instead of you, bisogna capirlo bene, perché bisogna vedere se va a tutte e due oppure sulla minions. Se va sulle minions è un casino, perché io già sono fragilissimo, e quindi c'è rimasto solamente questo. Tutti gli altri li abbiamo presi. Per esempio c'era questo, minions, incremento, più uno al numero massimo, uno più uno al numero massimo di scheletro, insomma ce n'è un bel po' a giro qua e là. Poi abbiamo cercato di prendere qualche incavo qua giù, qui anche un altro numero più di zombie, più gli incrementi vari. Li abbiamo presi tutti, anche questi qua in fondo, anche poi ci sono i vari incrementi, aumento di attacco, velocità di attacco. Poi ce n'era un altro, che dove gli zombie quando muoiono esplodono. Insomma, diciamo che gli zombie che uso io adesso sono molto ma molto più forti di me. Io sono in proporzione molto molto più debole. E poi vedremo strada facendo. I miei equipaggiamenti sono questi, lo
lo scettro di bronzo, quest'altro lo scudo scettro praticamente di bronzo anche, no, è di bronzo anche lui, sì. Poi abbiamo questo, questa, vabbè, non è un casacco, anche questo in bronzo, molto carino, 143% incremento di energia allo scudo, resistenza al caos, poi il blocco anche, e una 40 danno da fulmine, e c'è cioè anche un 25% di incremento. Poi questo che non è di bronzo, però comunque è bellino, 20 intelletto, 46% di vita in più, 45%, no, ah, più 49%, scusate, più 46 di vita, più, sembrava purtroppo 46% di vita in più, più 46 di vita, più 46 di mana, incrementa lo stunnaggio, il blocco, cioè lo stunnaggio, lo stordimento e il blocco. Più 13 Energy Shield, e poi abbiamo questi, diciamo, amuleto e un po' di lanelletti, caruccio anche questi. Poi praticamente abbiamo quasi tutto di bronzo, tranne praticamente il casco, che vabbè, questo non è un casco, è un cerchio alla testa. Però abbiamo gli stivali, abbiamo i guanti, le due armi, un anelletto, l'amuleto. Siamo messi abbastanza bene. Nel 2 abbiamo questa cosa qui perché praticamente ho l'inventario leggermente. E la Madonna questo. Bello. Credo che queste siano skin che si comprano. Non si trovano nel gioco. Abbiamo l'inventario leggermente pieno di tutto e di più. Qui sono tutti gli anelli, poi avrò sicuramente anche qualche doppione che ogni tanto vado lì, spilucco, cerco di levare qualcosa in più, ma comincia a essere abbastanza drammatico, anche perché persino gli oggetti sono pieni di gemme. E quindi che abbiamo un po' di oggetti vari, perché comunque hanno diciamo, l'inventario in comune, anche gli altri personaggi. Qui anche qui abbiamo gli oggetti vari, soprattutto per lei, pieni di gemme, anche queste, abbiamo un po' di anelli vari, abbiamo anche un anello con un incavo, che è ottimo. E niente, abbiamo un po' di questa robetta qui, siamo strapieni, quindi non, praticamente non sto raccattando quasi più niente a questo punto perché non ho proprio lo spazio. Io oggi volevo fare una cosa che mi interessa parecchio. Qui siamo nella parte 2 già. Siamo alla mappa, sarebbe la seconda della parte 1. Qui è data come 7 perché se no sarebbe questa praticamente. Però, ah no, però è data diversa. Ok, quello che mi interessava a me è forse era qui, nella parte 3. Dobbiamo trovare. Dov'è? Perché non me lo ricordo. Io ragazzi, vi ripeto, non sono un diciamo un esperto di questo gioco, come in tanti altri giochi. Gioco così per divertimento fino a se stesso, quindi infatti non faccio praticamente, come cazzo è combinata questa? Non faccio tutorial di nessun genere perché no, non mi sento. Ecco, l'Aspirante Plaza mi interessa fare questo. Infatti non faccio mai tutorial, dicevo, perché non mi sento assolutamente in grado di fare tutorial. Sicuramente c'è tanta gente più brava e che ne capisce più di me. Io gioco per divertimento. Poi succede che comunque anche questo gioco qui ha parecchi anni. Quindi diciamo che l'ho preso e mollato tante volte perché uno gioca per un po', poi si stanca, poi viene voglia, lo riprende. E piano piano sono andato avanti, c'ho fantasmetti dietro, che sono tre, che non sono pochi, che sembra che uno parte The con just uno o con goddess due, sai che non presides mi over us ricordo. all. Ok, qui dobbiamo fare praticamente attivare il labirinto. Noi attiviamo questo di livello 33.
Si dovrebbe fare tranquillamente, perché noi siamo a livello 65. Il problema è che c'è un sacco di trappole dove lei, essendo abbastanza debole, ci crepa come niente. Io purtroppo ho impostato il personaggio in una maniera che ha tanti pro. Ecco, adesso facciamo il golem. Ha tanti pro ma anche tanti contro. Perché lei può benissimo fare tutti, In the impressionable youth of my avanzare, youth, fare tutti i suoi I bei was encouraged punterelli to believe d'esperienza in the senza manco precious sparare un nature of colpo, my volendo. youthful love. The divine Però claret of one fool of a courtier diciamo che depleted lei each è time it required. abbastanza Unfortunately, my divine danneggiabile. claret refused to pour from one cup to Cioè va another. giù parecchio Try as I velocemente. might, with a lovely procession of young and ever dutiful Allora, quanti ne wives, fa posso my fare? noble seed 9 se non mi simply would sbaglio. not sprout. Who then to choose as my Sì, worthy 9, peccato successor? non 10. With the candidates on hand either mediocre Oh, ma at quanto best or chiacchieri? unfortunate. Basta. Vedete, io ho un paio di resistenze. Poi anche le gemme le devo rivedere tutte perché non mi ricordo le combinazioni che ho fatto, perché comunque anche le gemme, dipende con chi le combini, cambiano gli effetti, quindi cioè una gemma combinata nella stessa arma con un'altra gemma cambia effetto, quindi bisogna anche saperle combinare, cose che io non so. Ci sono sempre queste trappole maledette. Gli zombie miei sono. Ecco, se mi fate maciullare, sono praticamente quasi immortali. Perché io non. A questo livello qui sono praticamente immortali. Ma anche andando al. Diciamo, a livello superiore. Quello che abbiamo visto prima, che diciamo assai più difficile, loro non crepano quasi mai, io crepo molto facilmente. Ora adesso qui magari non tanto perché comunque sono anche di livello abbastanza alto, però andando in una zona un po' più difficoltosa, pertanto vi faccio vedere oggi la protezione che io uso, uso questa qui che è l'11% incremento dare l'effetto, ma perché li fate maciullare per niente? E poi diciamo 19% di protezione a tutte le resistenze, che mi sembra buono. Poi qui ho un aumento del danno del fuoco, che io lo uso praticamente sempre, e praticamente potenziano una di protezione e una di potenziamento per il fuoco, è ottimo. E se non ho capito male c'è anche una gemma che vedete, gli zombie hanno praticamente tutto questo alone bianco intorno. Se non ho capito male dovrebbero avere una difesa di scudo, di questo qua di scudo mio, quindi sono ulteriormente difesi, più tutti i bonus, velocità d'attacco, veramente tante cose addosso, e quindi dovrebbe loro, ma loro infatti non sono il problema, cioè io gli zombie li faccio una volta, non li faccio più, il problema sono io fondamentalmente, che non ho grosse difese, cioè a me quello che mi preoccupa più che altro è la resistenza sua, che non è una grande cosa. Le queste cose, il problema di questo posto qui non sono
Non sono tanto gli avversari, ma le trappole. Io non sono mai riuscito ad arrivare fino in fondo perché credo sempre per qualche trappola maledetta. Siccome certi punti li potresti anche saltare e tirare a dritto, perché ci sono, diciamo, diverse vie d'uscita per proseguire, ma ci sono certi punti che non li puoi saltare e questa va giù come niente. Lei ha 1189 punti vita che, ora sinceramente non so, molto probabilmente sono pochi, anzi sicuramente sono pochi, però vedete quanto poco mano ho perché lo sto tutto utilizzando nel 1200, che non credo sia proprio pochissimo, e lo sto tutto utilizzando per queste due protezioni che in realtà ne vorrei utilizzare pure una terza che ce l'ho bellina, la devo ricercare, ma sicuramente ce l'ho, una molto caruccia. L'incremento non ho letto, incrementavo qualcosa, poi magari lo farò io off camera, la sistemerò un pochino tutta con le abilità, perché c'ha proprio, mi fai passare, c'ha proprio quelle base. A parte che io con lei più o meno ho utilizzato sempre le, cioè ce l'ho proprio la classica palla di fuoco, le più classica non si può, però almeno va dritto per dritto ed è abbastanza veloce. Ce n'è una molto carina che mi ricordo di lei, che l'ho usata un pochino, che lei praticamente evoca dei teschietti volanti alla Doom, non so se vi ricordate la Doom, che c'erano i teschietti volanti infuocati, e fa identici quelli lì, e poi li crea. E poi questi teschietti da soli vanno contro il bersaglio, che è molto carina, è molto, come abilità è molto simpatica, molto carina, però il problema è che secondo me è un po' troppo lentuccia come abilità, quindi non, ultimamente non la sto usando. Esteticamente è la figa da morire. Allora, passiamo di qua. Purtroppo ho notato che ultimamente con i punti esperienza va molto molto lenta, e poi soprattutto lei comunque ha la tendenza a crepare abbastanza rapidamente, e quindi va anche indietro di punti. Ok, qui perché c'è anche un'altra strada là, o penso che chiude. Ok, poi dobbiamo affrontare qua il boss, però te la fa affrontare fino a metà vita, qualcosa meno. Qui c'è anche lo scrigno, se ha bisogno di posare qualcosa di importante. Che qui non è un grosso problema per il momento, tanto ci pensano loro. Gli do solo l'input. Dell'attacco, ah, già si staccava. Vabbè. Allora, questo lo prendiamo, che ha una forma un po' curiosa. Beh, questo prendiamo, dai. Certamente non sto prendendo più niente perché di loot, perché c'ho veramente tanto poi sono obbligato a scervellarmi cosa tenere, cosa levare, perché quello forse è un pochino meglio, quello ci passavo le giornate proprio a scervellarmi queste cose qui. Ui ragni, non mi ricordo che c'erano i ragni. Ok, comunque siamo dentro una prigione. Qui c'è un fortino, lo sapevo, no? E ti pare che non c'era un fortino di trappole?
dentro, non so. Ma dove vai? Oh, allora quello l'ho tirato. Ok. Posso passare? Molto leva. Oh, io mortacci tua. Allora voglio le frega. Ma dove devo andare? Dove cazzo? Che se l'è chiuso, io non ho visto se è chiuso, però se è chiuso. No. Ah, va bene, allora. Too much clutter. Allora, tanto per iniziare un sacco di roba che non serve, sì. Vediamo anche questo. Io però questo non l'ho toccato. Perché mi fa spostare tutte queste manopole che poi non serve. Se tanto era già aperto là. L'unico difetto, a me piace molto questo gioco, l'unico difetto almeno per me è che non è naturalmente in italiano. Siccome io mi piacerebbe seguire tutta la storia, tutto il, anche tutto il commentato che c'è su questo gioco qua, io purtroppo non lo posso seguire più di tanto perché conoscendo purtroppo poco l'inglese tante cose le devo saltare, invece secondo me si perde una bella parte del gioco, anche se in realtà, visto c'è la lingua portoghese, come vai? C'è la lingua portoghese, che è ovviamente la mia seconda lingua, che ho vissuto qualche anno in Brasile. E quindi potrei anche se non so se poi c'è il parlato, fammi vedere, perché magari ti mettono solamente lo scritto e il parlato no. Ecco, quello lo potrei fare per seguire un pochino di quella storia, non sarebbe male. Anche se io poi in generale nei giochi sono sempre stato uno che la storia non l'ha mai seguita più di tanto, è sempre andato un po', specialmente questi giochi un po' open world, non è sempre andato un po' dove mi pareva senza seguire la storia, a livellare fondamentalmente basta. Allora io questi qua tre però, aglio, questi qua tre non sono andato a toccarli. Ma se ci fosse qualcosa di più. O sono i soliti, no? Che chiude però. Allora qua è chiuso, mi bisognerà fare tutta sta manfrinata qui e muoviti, però quanto ci stai a tirarlo giù, e poi il problema mio è che ha un tempismo pessimo. Oh, cazzo. Vai, aiuto. Aiuto! Ce l'ho fatta? Quella madonna! Non mi interessa! Ottimo! No, perché non mi apri?
Che fai? Dai via. Allora, niente, vabbè, se fa tutto sto casino per niente, pensavo ci fosse qualcosa di importante, tutto quell'ambaradam lì. Che è sto cacchio di casino? No, vai, ci prego. Ma troppo! Curati! E chi ci torna indietro, mo? Che liscio! Ma anch'io, perché? Potevo... c'era l'uscita là. Ecco, e me sono sempre curioso, no? Mi guarda sempre intufolarmi in situazioni. Ah, qui c'è un'altra uscita però. Allora andiamo di qua, io indietro non ci torno. Allora... Allora andiamo. Mary per sempre. Ai fantasmini, i golem. Ok, ci sono tutti. 391. Venate, yeah. Buono. L'hai ammazzato? Ma non seguite me, picchiate lui! Ok. Ma la do niente di niente. Allora, quindi qui abbiamo due scelte, due vie d'uscita, destra e sinistra. Questo qua però non l'ho mai visto. Così un qualcosa che sto cimitero. Cosa che non sopporto sulle trappole. Allora. Le camere ardenti, no. Che palle. Le devo fare per forza, eh? Oddio! Che si è fatto? E si è tornato indietro? Ma ha preso un mizera quanto ma... Oh, cos'è? Mi ha tirato giù come... cioè mi ha preso lui ma poi... che mi ha levato lo scudo. Però... non l'ho capito. Fanno male questi, eh? Quindi danno anche sanguinamento, quelle cose lì. Perché mi ha levato lo scudo, però poi ha perso praticamente quasi tutta la vita sanguinando. Di botto. È morto uno zombie nel frattempo. Ok. Questo prima si stava dentro. E la madonna, quanto l'abbiamo mandato? Allora. Uh.
Questa mi piace. Io vado, ormai vado a estetica, non vado più a... Se mi piace una roba, questa è buttiamola via, ma che ci faccio? Allora, questo sì, che per me è carino. Questo mi piace, perché sarebbe proprio da necromante. Questi altri no. Mi dispiace, io vorrei prendere tutto. Non mi dispiace perché... Poi lo userei anche per gli altri, perché ho altri un paio di personaggi. Allora, questo cosa fa? Coral Ring. 25... più 25 di vita in più. Non fa male. Più 16 di... ora non mi viene in mente. Questa è forza. Poi... 1 massimo... Endurance Angels, non so che cos'è, e 4 di vita per ogni nemico che ti attacca. Quindi questa andrebbe al posto di questa, che è 9% di rarità per gli oggetti che trovi. Quella rarità serve, anzi la vorrei anche aumentare la rarità delle cose, perché questo è ottimo. Più ne hai e più si, diciamo, se io avessi tipo 9% qui e un altro mi dà magari 15%, non sarebbe male. Però mi dà 22 di scudo, 27, no, 2.7 di vita rigenerata per secondo, 30 di mana in più e 15 di resistenza al fulmine. 25 di vita in più, qui mi dà più 30 di mana. Io ho bisogno di mana però, ragazzi. Proviamo. Beh, allora questo, ok, per ora proviamo così. Non mi sembra un anello di quelli fortissimi, però comunque di bronzo. Per esempio questo che è molto più carino, 30 resistenza al fuoco, 15% di incremento al danno al fuoco, anzi incremento al fuoco, al danno da fuoco, e 28 di resistenza al freddo e poi incremento all'attacco, velocità d'attacco. Questo è bellino, molto bellino. Infatti penso che questo sia in realtà più raro di questo, anche se questi due sono tutti di bronze. Vabbè, comunque ce lo teniamo. Allora, dove si va? Di qua. Che è sposato? Eccola, se non c'è nessuno. Abbiamo anche le trappolette che funzionano, perché sono a zona. Io veramente non era così che devo fare. No, 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 sali le scale, sali le scale, eh? Aspettiamo. C'è niente da attivare, c'è una là nell'angolo. Uscire. Che
Chi cacchio mi ha preso? Ma porca. È perché stavo con un piedino, si vede sul coso, e mi ha ammazzato, dai. Ma che palle, non ce la farò mai a fare sta cosa qui, oh. Basta un millimetro che lei, subito, ne avvenne un po' di roba, anzi. Da chiunque, tanto mi va bene chiunque. Che scarogna, però. Vabbè, questa vendetta vendiamo. Intelligenza. Incremento evasione scudo, mana, fulmine, resistenza al fulmine, bloccaggio e stordimento. 17, questi due mi interessano. Beh, voglio fare il paragone con gli altri due che ho, perché di queste tipologie qua ne ho solamente, credo, una. E 19, incrementa armatura e scudo, regenerazione vita 3 per secondo, 3 punti per secondo, che mi sembra buono. Resistenza al freddo, anche questo, bloccaggio e stunnaggio, e energy shield, lo scudo, 0,6% per secondo si rigenera, quindi rigenera vita, rigenera scudo, incrementa lo stunnaggio e il bloccaggio, che io, vabbè, non lo uso. Quindi questo, diciamo che aiuta molto lo scudo. 17 di armatura, 55, 19 energy shield, riflette anche danni da psicologici e attacco quello con le armi. Quindi questa si basa un pochino più sull'attacco psichico. A me piacciono tutte e due. Sono simili. Invece questo qua è il 18 di intelligenza, 44 di evasione, energy shield più 10, più 20 di mana, e riflette 13 punti di danno psichico. Energy shield 16 invece di 10. Life da 40, 20. Però lui rigenera per secondo 3.5. Life anche. Quindi meglio questa, secondo me. Meglio il mio. Quindi questa si vende. Ask away. Ok, se ce la faccio, perché sta anche laghicchiando un pochino. Ya va? Ya vamo? Vai. Mannaggia, perché... ripensa prima. La bischerata proprio. Ripartiamo. Oh ragazzi, sai mai io... quanto che sto tentando di fare sto percorso qui, non riesco. E lo voglio fare, anche perché mi piace sto...
In the impressionable youth of my reign, I was encouraged to believe. Che se... E da dove? E da quando? Si inizia subito così? 3, 9 e 1, ok. Anche il golem di fulmini è forte, eh. Quante smili? No, 63. Andiamo, andiamo. Quanto è bellina anche questa abilità qua che uso solitamente con i boss, che spamma tipo un trentina, quarantina di scheletri, compreso anche uno scheletro gigante, e poi dopo 30 secondi spariscono, ma sono una fiata. Poi potrei fare anche gli scheletri singoli, che ce li ho, però non li ho memorizzati. Nella barra qua veloce. Sì, ma non possono levare comunque così tanto, ragazzi. Mi ha toccato, ma ha levato tutto lo scudo e mezza vita, ma che cos'è? Sì, vedono sempre, che sono sempre utili. E si farebbe bene una cooperativa con un personaggio che sia d'attacco aggressivo, da corpo a corpo. Allora sarebbe ottimo un personaggio da corpo a corpo, e dietro io magari con quello con la necromante e tutto il seguito che ne consegue. Materiali. Io comunque sono alla ricerca di oggetti di bronzo, ammesso quelli che mi interessano, oppure anche qualche gemmetta, quelle belline, però soprattutto questi bronzi mi piacciono, oltre ad essere forti mi piacciono anche parecchio come estetica. Quindi in realtà come estetica neanche tanto, come estetica sembra un livello 1 praticamente. Come mi si attiva questo? Dovrebbe incrementare l'attacco e la velocità, e mi sparisce, non ce la faccio mai. Ma perché sanguino come un... Oddio, deve essere nel momento clou, tra le sue cose molto probabilmente il sangue. Mi pare il momento, ma che prima me l'ha fatta, da un po' ci crepo. Vorrei capire a cosa è dovuto. Ok, andiamo, affrontiamolo al volo. The weary traveler draws close to the end of the path. Some things that slumber should never be awoken. Pieno. Quello specchio. Ah, è il... che era legato alla...
relegata al totem qua giù. Beh, comunque fin qui tutto regolare. Un paio di attacchi pesanti li tiene, però due, tre, no. E quello è il problema. Poi io non so se qualcun altro che magari ha fatto la strega ad un livello, che l'ha portato a un livello abbastanza alto, cioè lo stesso problema che pure no. E non vorrei che venga puntato tutto su Linus. Mi abbia dato unicamente per quello sta problematica qua. La resistenza sua è parecchio bassa. E poi in tutti i giochi di questo genere, chiaramente la strega è sempre quello, il mago, la strega, hanno sempre l'effetto di non avere resistenza a niente. Cioè, magari la resistenza agli attacchi magici sì, a quelli fisici no. Il problema è che qui gli attacchi fisici sono tradotti nelle trappole e pestano più che di un nemico, di un NPC. Non scende più. Ma guarda che casino, ora se uno si infila nel... Esci di lì! Ma che state a fare? Perire le gambe? Anche qui ho rischiato di brutto. Questa potrebbe essere anche carina. La roba blu ovviamente non la guardo. E anche qui ci è mancato proprio un niente. E poi è arrivato a sto punto, come la modifico? Poi chiaramente lei non ha armature, perché adesso c'è una natura. Mi dai. Uè. Ah, deciditi! Vai! Con tutto sto casino non vedo niente. Oh, la madosca, mezzo di passare! Mi dà? Che me l'ha messi in mezzo a tutto questo casino, che poi devo anche tornare indietro oltretutto? Ho messo 3 quarti d'ora, ma l'ho preso. Spero nella spesa furia. No, anche qua devo rifare. Poi c'è un'altra roba lì. Ma com'è possibile? Scusa, da qui? Qui è chiuso. Ah, quello che ho aperto, ok. Sembrava in un'altra posizione. Ma che casino! Ma basta con questi pali! Ma qua da là due, ma... No. Io ti saluto. Ti ringrazio.
Non ci ho voglia di morire un'altra volta, eh. Odio queste robe. Che lento a sbricciare qua, eh. Tutti? Sì, allora ammazzami, eh. Tirati su tutti, eh. Cosa per qua, da qualche parte si spera. Anche io ho rischiato. Ma te la vedi, sono curioso. Perché se me ne fregassi. Intanto comunque qualcuno crepa, eh. E questo si è attivato, quindi ha attivato qualcosa. Anche questo. Ma io quando ci vuole. Ci credo. Magari ci sarà una roba importantissima, ci sarà una roba di bronzo. E via. Qui ci sono le pole, bene. In un certo verso è utilissimo avere tutti questi minions e tra l'altro, ma ripeto, non so se è proprio lei che è così, che non ci si può fare nulla, nel senso, anche se non avessi portato tutte le abilità, o quasi tutte comunque, le abilità per andarmi a prendere i minions e per fare i minions forti. Non so se sarebbe cambiata tanto come personaggio, c'è sempre una strega senza armatura, senza grosse difese, rimane. Che cos'è sta roba? Ah, quella che devo spingere. Sono dentro, eh. Dai. Sono dentro. Vai. Dove sono? Io non capisco più dove sono. Mi avrebbe aperto questa porta qua.
Prendiamo tutto, eh. Credo di avercele già tutte queste. Che sono pieno? Che? Tutte c'hanno fusaglie. E pesca lei, senza volere. Tutto mi dà qualche laggarina. Questa robaccia, questa robaccia. Poi andremo a vedere con calma che cos'è. Comunque ne valsa la pena, eh. Magari qualcosa di nuovo ce lo troviamo. Che liscio. Anche perché che gli sviluppatori aggiornano sempre sto gioco, di nonostante abbia già un bel po' d'anni che è in commercio sto gioco, anche se poi qua è in commercio, è free to play, però comunque ha un sacco di contenuti a pagamento, soprattutto per quello che ho visto, roba di skin. Però ecco, sicuramente questo non è un gioco che pay to win. E non ce ne sono tanti di giochi che sono free to play che non tendono anche presentemente al pay to win, eh? Veramente pochi. Poi per chi si ricorda attivato, quindi mi ha aperto qua, strano, pensavo ci fosse tipo una specie di combinazione, una sequenza. No, questo mi potrebbe interessare, questo forse, ma nemmeno. Vabbè. Per chi magari è un po' su di età, che si ricorda per esempio Diablo 2, chi l'ha giocato magari anche recentemente, comunque c'è sempre qualcuno vedo che ci gioca, è molto simile a questo. Infatti Diablo 3 quando uscì già un bel po' di anni fa doveva essere il seguito, doveva essere così praticamente, cioè tutti si aspettavano che il gioco era più o meno così, invece hanno fatto una vaccata e non è stato infatti apprezzato dal pubblico, purtroppo. An emperor is only as efficient as those he commands. No? Ce vena? 5 ne ho, non l'avevo visto. Chi sono qui? Le sto lontano del Dio. Io anche con 5 ce l'abbiamo qua, eh? Allora, uno scudo che in realtà non mi serve, questi proviamo. Questi prendiamo, l'arco no. Ok, era la parte terza, dovrebbe essere la parte ultima. Andiamo un po'. Oddio, di nuovo, mamma mia. Ora vediamo di non creparci. Ok,
è chiuso, ma c'è qualcosa dentro, perché se non c'è niente, no, va avanti, molto probabilmente c'è qualcosa e va attivata da qualche altra parte. Tutte le parti sta roba. Ok. Dove vai? Ecco, fantasmino è morto. Lo schermo non supporto, però perché qua è chiuso, quindi bisogna fare qualcosa dentro. Too much clutter. Dark influences reside in dark places. Ok, ma non mi ha aperto di là. Credo. Non mi ha aperto. Comunque era la parte, sì, niente, era, non c'era niente. Era la parte, ovviamente era il solito punto. Ok, tanto il punto cruciale è questo qua, dove sono morto l'altra volta. Allora, togliamo un po', magari c'è qualcosa di interessante, no? Sempre lì al solito punto. Ask away. Allora, punto maledetto. Incremento del danno magico. Intelligenza. Danno da fuoco. Sì, però io non lo uso questo. C'ho questi due. Anche se non è marcio, eh. 24 di intelligenza. 20 più 20 di mana più 20 di vita. E mi aumenta il numero. A lui? Mi aumenta uno di zombie? Ma no, non me lo posso levare. Sia quello che sia. Non sono male, eh. Tutte e quattro. Però ora 36 di mana. Questo dà più 21 di vita. Meglio questo, però facciamo così, dai. Dove lo metto? C'è più posto.
casino. Questo 3.2, anche questo è già un po' che non lo cambio più, non vado più a vedere. Che 6.4 di generazione per secondo di vita, tanto. Sai che 6.4 è la prima volta che lo vedo? Di destrezza, 8 di intelligenza, 12 di vita, 38 di mana, questo è bellino, 22 di scudo, resistenza fulmine, stun e stunnaggio e bloccaggio. Vabbè, adesso lo che vendiamolo. Un sacco di vendiamo tutto, questo lo vendiamo e poi questa roba qui magari me la guarderò poi, che ce n'ho veramente troppi, non posso sta a controllare. Magari la proviamo strada facendo, anche se qualcosina c'ho già. Mi sa che è corrotto, mi sa che c'ho già anche, no, non l'ho venduto. E anche quello là. Vai, questo sembra caduccio. Dove vai? Dove vai? Qui i due posti sarebbero buoni. Qui secondo me in città mi lagga. E quando gioco no. Strano. Dovrebbe essere il contrario. Qui li proviamo, facciamo prima, Questi noi già li possiamo, li abbiamo un po' lì a posto, dicevamo. Adesso sono fermo col mouse, poi c'è questa, perché se ne guarderemo poi. Quindi direi di ritentare. Vai amore, tutto bene? Allora, dove vado? Dove sono? Riproviamo. The Just Goddess. Sempre livello 33. Sempre per il punto maledetto. Vai. Vai, ne mancava uno, l'abbiamo fatto, il zombetto. Tanto
le gemme livellano, che non fanno male. Una roba di bronzo. È una spada? Bella. 40% di incremento di accuratezza, 100% di danno, incrementa il danno quando credo, quando la vita praticamente è bassa, 50% di incremento al danno, al danno psicologico, 2 a 6 al danno psicologico, 10% di velocità d'attacco, bella questa. 21 di vita massima e 2 di vita guadagnata ogni attacco fatto al nemico. Questo è veramente bello. Livello. Livello, che livello ci vuole? Questa la proveremo. A fine level la proviamo. Entriamo con un altro personaggio, così gliela metto subito. Allora, così poi dal nulla. Non è che sto a lottare da niente, ma sembra piacere, anche se non lo userò. Vediamo che il livello 35 va, si per usare le stamma. Ah, protezione. Martellone, no. C'è da prendere roba per tutti, per tutti i personaggi. Poi magari uno entra con altro e utilizza la roba, anche se il livello, questa roba qui è un po' troppo alta sinceramente, quindi alla fine poi non utilizzerei niente. Se logicamente uno vorrebbe mettere tutto. Accumulatore compulsivo. Sì, se lo sono. Aio. Scegliere qualcosa, no? L'uscita è quella là.
vedere, per vedere se qualcosa di... questa rosa. Sì, leviamo un po' meno di mezza vita. Claim your inheritance. Amico Izaro. Io credo che con tre sconti non l'ho mai battuto. Che è sempre crepato nelle trappole con lei. Neanche tanto per i mossi o i boss, i nemici o sempre per le trappole. Semplici. Aspettiamo. Oh, qui ci sarà un giro immenso sicuramente. Io spero con tre incontri di battere il boss. Se non sono tre, saranno quattro. E che c'è? C'è anche di qua allora. Prima che non ho fatto. Adesso si mette qua. Mettiamo un po' di grappoli. Morti? Non l'ho mai visti. Ma no, ma quanti me ne mettete? Oi! Oh, casino. Oh, non ce la farò mai, eh. Allora, io voglio fare una bella cosa, voglio mettere questo qua giù. Allora, proviamo un po' queste qui, dai. Poi entriamo con un altro personaggio, così proviamo anche l'arma. Le cancel, ma va a cagare, tutte le volte mi sbaglio. Allora, andiamo nella parte 7. Facciamo un po' di test. Allora. Rosso, io di rosso, di posti per il rosso non ce n'ho più. Però se qua mi ricordo proprio a tutto. Vediamo questa qui che ha una protezione. Se serve, perché il rosso, non essendo il nostro
E la Madonna. Pensavo che lei non lo potesse passare, però... Ma non è... Cioè, fa curioso vederla... Spiega queste cose qua, però... è un grillo. Ma non è il caso. Allora... Vediamo, queste robe brutte... Allora, roba che mi serve la mettiamo qua, che non la voglio confondere. Poi, qual era questo? No. Proviamo. Incrementa l'area d'effetto. 48 di vita generata per secondo. Forse che mi servirebbe a me sta roba qua invece. Allora questi mi rimangono qualcosa. Aspetto folto che mi dà un pochino di vita. Un po' di danno. Un po' di danno. No. No, il danno non è... funzione quando. Ecco. Non è che mi convinca tanto. Poi questo danno da fulmine, velocità d'attacco aumentata, 44 incremento di oggettarietà di oggetti. Sempre c'erano dei gemme che aumentavano la vita degli oggetti, però non la posso utilizzare questa. Io questa non la posso utilizzare perché non è, non fa parte del suo. Però se io non la posso utilizzare, il 44% di vita degli oggetti mi rimane, che tanto. Questa va nei forze, mettiamola lì. Ma questa è quella che salta, no? Questa? Se non leggo anch'io. Incrementa le skill per 9 secondi. No, è 9%, però per quanto? 8 secondi? 8 secondi. Diciamo il tempo di durata dell'abilità è 8 secondi. 140% incremento danno. 10% incremento danno. E è 1.8 mana, rigenerazione del mana per secondo. Non mi interessa. Poi, rosso, andiamo con rosso. Questo non l'ho mai visto. Che fa? Niente. Ha vinto qualcosa? Forse serve qualcuno, calmati. Servirà qualche nemico, no? Capite qual è? Me ne fa una sola? Peccato che in fulminologia non sono molto portato. Ah, però credo che i minions, se non leggo male,
hanno un attacco da 22-34 psichico in aggiunta. E il movement speed anche dei minions. Sicuri? Per quanto però? Quindi questa sarebbe buona perché aumenterebbe il... Mi sembra una cosa inanimata. Aumenterebbe la velocità e darebbe anche un attacco psichico. Però dovrebbe far qualcosa. Dovrei selezionare Minion a questo punto. Allora, Witch che non fa crollare. Vediamo se troviamo una gemmetta corrotta. Le chiudo. Siamo tranquilli, cioè. Nessun... Sarà che non, a lei, per lei non funziona sempre. Stateci voi. Bravi. Ai, bevi tutto quello che c'è da bere. Fava il pelo. Tosto, eh. Ah, mi mancava. Vabbè, io questa la metto qui. Questa dovrebbe fare, sì, è quella che fa praticamente le tre palle di fuoco. Però comunque da combattimento ravvicinato. Quindi il peccaruccio, ma... Non fa per me. Questo no. Questo. Questa è quella che c'avevo, mi fa l'idea. Incrementa l'attacco del 3%. Questo però è per l'attacco ravvicinato, no? Non ho messo niente. E questo è per il danno base. E mi sono letto anche qualcosa di stunnaggio. Ah, qui supporta le magie. Hai un 20% di danno, credo. Quindi questa potrebbe anche servire. Quindi mettiamola qui. E questa, anche questa per l'attacco ravvicinato. Che è successo? Ho fatto qualcuno? Poi di blu ne ho solamente una. E però non ho posto per i blu. Ok, da 6 a 9 danno da fuoco, proiettili, bisogna un po' vedere qual è questa. Però mo quale levo?
Non vuole le vacuole degli zombie, poi tocca i quali tutti. Allora, sto allungando un attimino. Ho capito. Questa l'ho anche usata per un po', tutto. Però non mi interessa. Il verde, vabbè, il verde no, quello non c'ho particolare attrazione per il verde. Mine. Qualcosina, poi ci avevo già. Ok, allora. Quindi possiamo rimettere questa. Comunque aumentava il danno da fuoco, eccetera, eccetera. Ah no, era sì, aumentava il danno da fuoco, sì. Sorta di aurea. Ok. Quindi io direi di fare una cosa adesso. Torniamo un attimino in base. Devi entrare con quell'altro perché voglio provare. Provare che si usciva. Ma arriviamo, dai. Allora, ripartiamo. Tanto sono tutti nella stessa lega, anche se io in realtà non ho capito cosa cambia, perché ho sempre scelto lo standard per ritrovarmi praticamente lo scrigno in comune. Ah, vedi, questo è hardcore. Proveremo anche quella perché non li ho mai fatti. Allora, vediamo. Credo lui possa usare bene la spada. No. Anche se è una spada corta potrebbe usare anche. Allora, vediamo un po'. Ah, lui c'ha già prendeva la roba. Ne avevo già addobbati bene, minchia questo. Incremento del danno psichico. Non mi ricordo più, ragazzi, che è già un bel po' che non entro più, quindi. Stavo leggendo insieme a voi. Questo ne è un extra danno critico. 32 di vita in più. 34 di forza. 14, no cazzo, questo è buono, 14 a tutte le resistenze elementali. Questo è veramente ottimo. E questo che mi dà quell'aura, sì. Figa, oltretutto. Questa potrebbe anche andare bene alla strega, anche se resta damage critico. Credo che sia da corpo a corpo. Poi la forza va a lui. Quindi vediamo questo. Addirittura uno di questi che non mi ricordo più a cosa serve. Ah, ce n'ha due. Che cavolo di armi c'ha questo? Se io levo lo scudo. Metto un paio di armi. Vabbè,
questo 40 incremento di accuratezza, 100% di danno quando la vita è bassa. Danno psichico. Dieci per cento di riduzione stunnaggio. Tutte e due per il danno psichico. Anche questo. Però la spadina, si può vedere come così con la spadina. Ma questo ritorna qui. E lo scudo buttiamolo qua. Bello comunque anche lui come personaggio, eh? Lui che lo può fare? Vediamo come se la cava lui a questo punto. Lo può fare The ugualmente. just goddess. Ah, quindi è in comune anche questo allora. Lo sapevo. Però abilità non ne ha. Questo si deve fare tutto da solo. Non ce la va proprio. Troppo basso. Lui è arrivato solamente qui. No, come fa? Testiamolo un po' fuori. L'ho anche sistemato come un po', va un po' gemmato il personaggio perché non ha praticamente niente addosso. Anche abbastanza veloce nel colpo. Debole. Non ho capito per cosa fa così. Comunque mi sembra un po' in difficoltà. Va gemmata violentemente. Ehi, che si è curato. Ho 14 punti disponibili, però mica male. Questi qua andranno visti bene perché non vorrei spiegare il tutto. E qui anche qua va visto bene cosa mettergli. Quindi le armi lui sarebbe a posto. Guanti, stivali a posto, gli mancherebbe il casco, l'elmetto e la corazza. Anche questi, ma non sembra proprio messo male. Ma sicuramente gemmato di brutto. Scheletri no, per amor di Dio. Non ho fatto uno con gli scheletri.
Sai che cosa fa che non mi ricordo? Sente niente. Il carabottolo. Cosa questo cosa fa? Forse capito, questo mi darebbe vita se io lo attivo. Credo proprio di sì. E potrebbe essere anche una cosa non pensata male. D'attacco ce l'avesse la strega, ce l'avrebbe attacco così. Vediamo l'esistenza sua. No, comunque. Non mi pare che lui, facendo lo stesso percorso della strega, è morto in 3 secondi. Però era anche un livello molto alto, rispetto a questo. Cioè questa è nel suo livello, quindi a meno che il personaggio non sia settato veramente male. Non li ho mica colpiti. Ecco, forse sta cosa dell'esplosione di... di gelo così farebbe proprio di molto la strega. Che ora non so se rallenta pure, però comunque danno ne fa. Sembrerebbe. Il discorso del manto sta buono. Vedete, tranne i boss sono tutti su un colpo. Anche questo comunque secondo me è gemmato.
il suo perché, eh. Solamente che con la strega e tutti i minions non devi stare non devi stare lì ad ammazzarli uno per uno. Devo pensare questo perché altro. Ok, poi a lungo andare. Invece con la strega passi, tiri a dritto e i minions ci pensano da sé. Facciamone da smirire prima. Però poi quando devi fare determinate missioni come quella lì delle, con tutte le trappole, sicuramente lui se la cava meglio. Se no fa un guerriero necromante e risolve tutte e due le problematiche. Bene, comunque voglio fare una cosa, tanto qui poi va, andrà settata per menino, cioè abbia anche la strega va settata in realtà per menino, perché va rivista un po' tutta, sicuramente non è sfruttata al 100%, se uno va a vedere tutte le combinazioni possibili, però comunque solo fa. Magari le gemme vanno un po' riviste per fare delle combinazioni un po' più appropriate, però ci ha messo meno. Lui non ha niente praticamente di gemme, quindi va andrà rivista un pochino più. Oh Pablo! Andrea rivista un pochino più con cura. C'è sta cosa dell'esplosione che però mi piace da morire. Non è che magari ce ne avessi due, eh? E dai, oh, mi sbaglio sempre. Sai che è rossa però quella dell'esplosione. Lui ne ha solamente 3, 4. What? Ah, questa era per lo scudo, gli ho levato lo scudo, perché gli dava praticamente la botta con... faceva la carica con lo scudo, ecco perché avevo lo scudo, ho capito. No, che faceva la carica con lo scudo. Allora facciamo una cosa, lui gli rimettiamo lo scudo un attimo, anche se questo mi piace molto probabilmente lo scudo glielo leverò, le cose interessanti non ne ha, e voglio andare un attimino a vedere questa, livello 36. Ah, quindi la... sì, la necromancer è a livello 61. Vabbè. Allora, ah, con l'arco addirittura. Quindi lei l'ho fatta arciere. E ha della roba che fondamentalmente non serve a niente, perché ti vuole far provare questo e questo deve vedere come meno, quindi questo te lo lascio, questo sì.
si può anche vendere. Poi altre cosette che ti potrebbero essere utili? No. Qualcosa di bronzo? Ok, guanti e scarpe. Perché guardate a lei invece di darla alla strega che è la prima che deve avere queste cose qua? È quella più importante? Non si sa. Vabbè, per il momento partiamo così. Ok. Ask away. Qui vendiamo. Questa vendiamo, sì, vendiamola, dai. Qui no, non me lo fa mettere. Uno e due. Boh. Passiamolo un attimino. Tanto per vedere come reagisce, perché altre le armi. Sembra bella veloce, eh? E c'è l'attacco molto più lento. Infatti lei secondo me fa bene al cielo. Subisce molte attacchi. Ah, posso fare un golem di piano, ottimo. Via. Ok, perché io mi devo saltare la roba con le frecce. E come la vedo in difficoltà così. Vediamo così. Ah, ok, sì. Infatti le avevo. Ah, ora. Che cacchio. Questa che cosa fa? Spara in raffica, perché l'ho messa così lontano? E questa la potrei mettere addirittura qui. Invece vediamo adesso come. Che quella roba di aiuto? Cede decisamente meglio. Quindi se dovessi trovare un arco in bronzo, non credo con lei, si troverà con la strega sicuramente. Ho già provato. Molto carina anche lei, eh? Esattamente. In questa tipologia di giochi qua gli arcieri non li uso mai, perché sono sempre assolutamente di necromante. Anche nel vecchio Diablo 2, anche Diablo 1 che ho giocato, sempre andato in classico necromante. E invece vedete che l'arciere è molto molto. Altro mi piace la rapidità. Ok,
Mettermi qua ne ho un bel po'. Questa qui dovrebbe essere una freccia singola, se non ricordo male, del rosso. Il piatto potrebbe dandone nel tempo. Questa va tutta settata, perché credo che ci abbia solo queste 3 o 4 abilità magiche e basta. Quindi anche questa va settata per bene, però già così a pari livello sembra che funziona abbastanza bene. Anche questa con i minions, se uno facesse una bella, un bello squadrone di minions con come con la maga, essendo arciere, secondo me si sveglierebbe molto meglio, perché lei avrebbe tutta ragione di stare a distanza, di colpire a distanza, e farebbe quello che deve fare andando avanti tutti i minions. Ma che schifo, ma dai, ma che brutteria. Allora, sono curioso di fare una prova con lei. Scendo per tutte le sue schifezze. Sono curioso di fare una prova con lei. Infatti lei ha praticamente tutto libero, tranne questo qui che è la foresta. Purtroppo non credo si possa metterci niente. Si va a fare un livelletto famoso. La piazza degli aspiranti. Combina. Che spara a raggio così, diciamo, era molto utile.
Sì, comunque io ci ho fatto prima io. Ci ho fatto più strada che del... del tank, eh? Sì, per lei un arco di bronzo, se non l'ho mai trovato. E comunque le minions, secondo me, servirebbero forse, non dico di più che della strega, perché la strega senza minions secondo me sarebbe fregata, cioè non farebbe manco un metro. Però sarebbe utilissimo. Perché per esempio il golem, anche se è da solo, però mi sta dando un'ottima mano. Chiuso? Altrimenti mi guarda solo. È problematico. Mi sembra che il golem qua di roccia stia a fare tanti danni. Beh, che il livello non è comparato a quello della strega, che sicuramente anche lì sono più forti, però c'è anche poi tanto danno di veleno, eh? Su... un urletto femminile. Quindi noi di gemme verdi comunque ne abbiamo una caterbata, non manca, quindi sicuramente proveremo, cioè con gemme per settare bene l'ash l'abbiamo. Allora vediamo che qui se non va. Sì, io no, questo. Mi dico nulla perché mi scende.
a non mi seguire più. È molto più faticoso, eh? Però se c'era quell'altro crepava in 3 secondi. Però non è male lei. Allora. No, io questo qua non lo voglio qua perché dammi se un secondo. Questo lo voglio qui, questo lo voglio qua. Ok. Perché se poi tutte le volte non lo becco, capito? Se lo metto lì, ci devo buttare sopra, poi se non lo becco, così, yeah. Vado a raffica, quando poi voglio. Tanti saluti. Che non ci sono le frecce puntate, se no lo rovino. Okay. C'ho Luzzi a posto dell'altro. Siamo di nuovo qua alla resa dei conti con questi carabotti brutti. Un bassaglio ovviamente terapeutico. Non è di carino? No, ah, va bene. Considerando che lei è livello 30, 30, 35, 36, non è male, si sta comportando bene. Poi non è settata per niente perché va. Io guanti sono a posto perché li ho sigla di bronzo. Solo i guanti e le scarpe io quasi quasi cambierei perché quell'altro scegli la cintura di bronzo, quasi quasi farei un bel cambio, dato che quell'altro non è che mi entusiasma, cioè sicuramente è al di sotto di lei. Un po' di carte di livello. Cos'è? È molto più funzionale e poi oh, mi piace di più. E l'attacco ravvicinato. Insomma, guarda anche lei che si fa meno più. Vega è quella che si fa meno fatica di tutte perché non ha praticamente
con tutti i minions che io ho fatto non attacca nemmeno più. Il problema suo è la resistenza. Non c'è armatura, c'ha laggiù rapido. Poi non sarebbero nemmeno i... Il problema non sarebbero nemmeno gli NPC, sarebbe soprattutto le trappole di questo livello qua. Se c'è un'armatura di bronzo magari potrebbe andare bene per lei. Però magari poi una controllatina ce la diamo. Oh no, è mio questo. Oddio, la pescatura. Non è che so ci sono, eh. No, dove vai? Non c'è te. Sono io. Mi ha capito tutto. Vai. Esattamente lei. E lavati di lì. Non andare via. Levati. E lei che arriva. Oh. Ancora mi è morto. Gli ne abbiamo una tonda di mano. Perché c'è sta roba? Non so più dove metterla. Se qualcuno di mio c'è pure. Il nostro vuole il mio. Vai. Ah, di qua? Poi che gli soffre anche lei le varie tappe, eh. Vabbè che è 30 livelli meno, quindi c'è anche la scusante. Però ora qui sarà un dramma. Ti credo che ci prenderà la grande. Comanda di veleno. Sto scheletro che sputa la roba lì, che gli stai sulla groppa, fantasma. Lo fa fuori. Voglio levare una secchia. Si è visto, cosa vuoi? Chiocca, ma Golem fai qualcosa, non mi schira a me. Picchia. Questo non crepa mai. Oh. No, non mi cerca.
is the one law of sovereignty. Ok. Non pensavo, sinceramente. Va bene. Fino a qui. E qui ci arrivo anche con la... con la strega che è il livello 65. Marcello 35, quindi tanto di cappello, però non arriva più difficile. Molto brutto. Porco. Quel roteo di fuoco dell'arciere spaventoso, io. Ma che ci ha fatto attaccare il collo. Morto. Prendiamo questo. That would only slow me down. Il golem lo vedo, boh, funziona una meraviglia per la strega e l'arciere sembra in un pochino, anche quello della strega è il golem è un altro, è diverso, veramente migliore. Sì, la strega ci trovo sempre, vediamo magari lento, più veloce, no? Lontano, 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 aiuto! Buono! Aperto? Hai aperto? No! Allora, questo è fuori, vedi tutti giù! Perché qui? Perché qui non c'è niente? Il serpente qua. Golem ci saluta. Fate un po' quello che vi pare, io come lo faccio. Relazione veloce. No, mi ha rallentato. Fate le manone però. Porca. Ok. E pure questo. No, è finto. Golem, vieni, no. Come l'attiva? Probabilmente che già aperta la porta. Quindi sì, eliminiamo un po' di questa roba qui, se sennò... Dov'è il bambino? Vai su. Su. Ma non me li attiva, perché? Dove stai? Tu me l'ha dato diverso qua, perché con la... con la strega... un'altra cosa, credo anche un pochino difficilotto forse. Al momento.
lo voglio. That would only slow me down. No, c'è di bronze, niente. Ma cosa lo vuoi? Sto girando un casino. Urla, urla. Sto girando un casino. C'è un altro. Oh, io. Non so, credo per andare da quella lì. E niente. Chiuso, le vale. E c'è una chiave grossa come un... Ma no, era qui che passavo sempre con la strega. È contenta, ha preso la chiave, è contenta, mo ce ne andiamo. Siamo tutti più contenti. Via ragnacci. Qui. Andiamo. Aspirant can afford to be promising. The guide led the warrior down. Qui bisognerebbe settare lei al volo, ma così è un casino. Così è un casino. Io potrei fare tipo... un po' di supporto alla buona, che non servirà quasi a niente, però un po' di cadaveri. Iniziati né niente, non so quanto serviranno, però andarci da solo totalmente mi ci vorrebbe il golem. Come c'ho la strega, quello golem di elettricità. Però la proviamo. Quanti sono? 3? 2? Perché ho fatto 2? Non è almeno 3. Andiamo. Speriamo che... Peccato come distrazione. Perché come danno. Siamo con un po' di treno. Mamma mia, che stiaffi mi ha tirato. Pensa a Martino.
buono. Troppo però quindi, eh. Sai che stiamo esagerando? Sai che stiamo esagerando? Dove sono tutti gli altri? E vai via! Nessuno. Make your mark. Aiuto, basta. E mollami, mollami. C'è sempre i danni sono andati, i danni sono andati 2,7 secondi. E può fare un po' di meno. Mi lascia qualche creverino. Niente. Che cacchio bicio. Morto? Bene, uccidimi. Però di bronzo niente. Che schifo. C'è sempre una chiave. Andiamo a vedere. Oh. Allora, aspettate un po'. Before your empire. Tutti possono vivere? The goddess of justice, a uno solo? Worthy. Receive our blessings, embrace our gifts, and rise ascendant. For this is the ending that we all deserve. Quindi il discorso è il seguente. Riesco a trovare più chiavi girando proprio tutto. Usa il teschio. Perché c'è il teschio? Ma lo vendo? Usa il teschio e aggiungilo. Capito cosa devo fare. Un incantesimo a caso? Dove? Qua? O no? Non ho capito. Questo è il baule mio. Quindi qui il discorso è il seguente, o io clicco qui, qui il lato più diciamo credo che verte verso, qui sono praticamente le verso diciamo il personaggio verso quale sei più affine, nel senso qual è come lo usi il personaggio, o attacco ravvicinato o arciere, oppure questo dovrebbe essere più tipo assassino.
Ah no, questo usa il veleno. Questo dovrebbe essere sulla velocità, forse, sì. Questo sulla velocità di attacco dei proiettili. A me piace tutte e due, mi piace usare il veleno, ma mi piace anche la velocità. Questo bisogna pensarci bene. Questo no, questo è l'attacco rapido, però per quanto riguarda lo scontro diretto. Anche questo aumenta la velocità d'attacco. Questa praticamente arma la mano, questo arco, quindi proiettili con frecce, e questo sempre frecce però con il veleno. Beh, dato che lei è molto molto veloce sulle frecce, migliorerei questo. A woman can change the world with a single well-placed arrow. E poi magari sceglieremo prossimamente, perché bisogna studiarlo bene per non fare errori. E quindi qui l'unica cosa che rimane è questo qui degli scrigni. Quindi se o ne apro uno solo, quindi io trovo una chiave sola e ne apro uno solo tutte le volte che lo rifaccio, oppure noi non abbiamo girato proprio tutto, forse girando tutto, tutte le mappe che ci sono, forse troviamo anche più chiavi, quindi ne possiamo aprire anche più di uno. E questo va capito come va usato. Non so se va messo da qualche parte. Qui un incavo. Non credo. Anche questo va capito come usarlo. Vabbè ragazzi, io comunque direi di concludere qui a questo punto. Comunque credo che ci è arrivata anche con la strega a questo punto qua, però un bel po' di tempo fa. E niente, comunque questo personaggio mi piace, penso che magari la prossima volta ci occuperemo un pochino più di lei, lo settiamo per benino e andiamo avanti un po' con lei, se no facciamo anche un po' la strega, un po' facciamo magari un'oretta con la strega e vediamo un po'. Comunque lei mi piace molto più di quell'altro l'ho visto un pochino, cioè veloce anche negli attacchi, però l'ho visto un po' mi garbo molto più questo. Allora ragazzi, comunque vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo domani, che è venerdì, sempre 5, vediamo cosa fare, magari domani portiamo Oxygen che va portato avanti, o altrimenti anche World of Tank, perché dobbiamo un po' livellare e vedremo avanti. Io vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo domani, ciao a tutti.